di Keppens, ben trovati nello spazio interviste. Oggi torniamo a parlare di letteratura e lo facciamo con Sara Belmonte. Benvenuta, Salve a Sara. tutti, ciao. Sara è l'autrice di un romanzo molto bello che si intitola Grazie. La pittrice di Tokyo, edito da Rizzoli, ed è la storia di Kiyohara Tama. Kiyohara Tama è stata una pittrice giapponese che ha vissuto tra Tokyo e Palermo. Il contesto storico nel quale ci troviamo è un contesto particolare perché è un contesto anteguerra, siamo negli anni 30. E la storia si contrappone e si intreccia a quella di un'altra donna, un'altra protagonista che si chiama Yolanda. E di fatto è la storia di due donne forti, di due donne che lottano per la propria libertà, per la propria autonomia e per la propria indipendenza intellettuale, mi verrebbe da dire. Ecco, Sara, raccontaci quanto è stato importante per te questo aspetto affinché tu ci raccontassi questa storia così bella e perché hai deciso di intrecciarla a quella di un'altra donna e soprattutto chi è Yolanda? Allora, io mi sono innamorata della storia di Tamaki Yohara, leggendone un trafiletto. Dopodiché tutto è venuto quasi naturalmente. Ho voluto parlare di due donne perché è come se si fossero materializzate insieme nella mia testa. In che senso? Mentre studiavo Dio Tama, perché non è stato, come dire, una decisione semplice parlare di lei. Mentre studiavo di Diotama, della sua vita, per capire ovviamente quello che aveva fatto in realtà in Sicilia, come si era mossa, ho visualizzato Yolanda, nel senso che ho capito che l'unico modo per parlare di una donna così forte era di parlare contemporaneamente di un'altra donna e anche delle sue fragilità, perché queste donne sono forti, ma lo sono perché si scontrano con le loro fragilità e con le loro paure. Poi, piano piano, questi personaggi praticamente hanno finito per fondersi tra di loro. Infatti, le storie viaggiano in parallelo. Prima ci troviamo in una dimensione che è tutta palermitana, poi ci spostiamo nella dimensione di Tokyo, quindi una dimensione giapponese. E piano piano Yolanda scopre se stessa, cerca di abbandonare tutte quelle che sono le paure che la legavano a Palermo, perché quella di se quello di Otama è un viaggio, in realtà quello di Yolanda è una fuga. Quindi c'è questo universo di entrambe queste donne molto forti apparentemente, che inizia a, come dire, a unificarsi, a viaggiare nella stessa direzione. Yolanda, come mi dicevi tu, non è un personaggio a cui mi sono ispirata, che è nella mia realtà, ecco. È proprio inventato. Immaginario, quindi sì. Sì, è la parte fiction. Ci sto sempre. Senti, Sara, in questo romanzo troviamo anche il contributo di un uomo, che è quello di Vincenzo Ragusa, che è stato appunto un pittore, uno scultore palermitano legato sentimentalmente a Kiyohara Tama, ed è stato di supporto alla fine alla sua figura e alla sua battaglia proprio per la libertà, per la sua realizzazione, per la sua appunto indipendenza intellettuale. A me ha colpito una frase in particolare che mi piacerebbe leggere, che Kiyohara Tama recita così, attraverso la penna di Sara Belmonte: avevo molte colpe. Essere donna era la prima, essere straniera la seconda, avere un uomo che mi permettesse di essere libera di esprimermi la peggiore. Ecco, oggi, nel 2022, nei cosiddetti tempi moderni, quanto ancora può essere inusuale questo tipo di supporto, cioè il completo supporto degli uomini a favore delle donne? Beh, ovviamente sembra che sia qualcosa di lontano dai nostri tempi, potrebbe sembrare apparentemente, però come stiamo vivendo per esempio adesso con la Cristofoletti, che sta facendo il Era suo proprio mestiere, quello che è il suo volevo dire. mestiere,
si può fare oggi, veramente proprio mi è venuto così, c'è questo parallelo che si può fare anche oggi. Da un lato continuiamo a stupirci della presenza degli uomini come l'altra metà, l'altra fetta in un rapporto di coppia, una fetta che abbia la stessa valenza. Quindi direi che ancora un po' dobbiamo camminare verso questo tipo di emancipazione. Dall'altro lato, nel periodo di Otama e di Vincenzo era proprio una cosa straordinaria che aveva dell'evento. Perché all'inizio, sinceramente, io pensavo di dovermi trovare alla fine di fronte a una donna che viveva un po' dietro l'ombra di un uomo così imponente, così strutturato, che avesse delle idee fisse, cioè delle idee che in realtà non erano poi solo esclusivamente idee, erano dei sogni. Quindi quando hai un sogno è tutto forse ancora molto più difficile da realizzare a volte. Quando si è in due e ci si ama, perché a volte i sogni un po', secondo me, tendono ad allontanarti quando prendono i sogni di ognuno una strada differente. Invece, lui è stato veramente un uomo che l'ha sorretta fin dall'inizio. Quindi lui ha fatto anche il gioco di Otama, perché in Otama non ha visto soltanto una donna, ma ha visto un artista. E quindi questa è stata forse una delle cose più belle che Vincenzo abbia fatto, tra virgolette, nella vita di Otama, nel senso di non avere chiuso un coperchio sopra quello che poteva essere Otama, ma proprio di aver scoperchiato Otama, di averla presa e portata proprio tra di noi qui in Sicilia. L'ha lasciata esprimere. E quindi la loro forza era proprio in questo, nell'amarsi senza soverchiarsi. Io amo Vincenzo, cioè, devo dire la verità, avrei voluto scrivere tantissimo di lui, perché lui ovviamente è sempre presente, ovviamente nella vita di Otama. Forse l'ho tenuto un po' in ombra, però credo che si veda all'interno del libro. Si senta la sua presenza, ecco. Assolutamente sì. Beh, magari ne scriverai in futuro. Di Vincenzo, me l'hanno chiesto, sai? Mi ha detto, ma guarda che Vincenzo era anche molto importante in quel periodo, perché insomma è stato uno che si è mosso dalla Sicilia e se n'è andato in Giappone a insegnare tecniche scultoree in Giappone, dove non conoscevi la lingua, non sapevi niente, e quindi è stato anche lui un pioniere da questo punto di vista. E mi verrebbe da dire che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e viceversa. In questo caso è proprio un viceversa. Esatto. E quindi che cos'è per te l'emancipazione? Cioè, se dovessi definirla secondo i tuoi canoni, secondo i tuoi criteri, che cos'è per Sara Belmonte l'emancipazione? Ma io te la dico molto banalmente. Probabilmente è pensare e fare, nel senso avere un'idea, avere un obiettivo, avere la capacità, ma anche la possibilità di farlo. E la possibilità, però, in un certo qual modo ce la cerchiamo noi stessi, ce la diamo noi stessi. Quindi emanciparsi è questo, è proprio un senso profondo di libertà a disposizione. Che Ecco. viene dal nostro io, la più profonda, certo. Senti, Sara, in questa storia c'è anche un fil rouge che lega Palermo a Tokyo. Ad un certo punto Tokyo viene definita ruvida, ruvida come Palermo. Apparentemente sono due città distanti, sia per connotazione geografica sia per cultura. Se c'è, qual è appunto questo filo conduttore che le lega e perché è ruvida? Allora, in realtà in quel momento Tokyo, quando arriva Yolanda, è una Tokyo che si sta modernizzando. Quindi c'è stato il terremoto del Kanto, c'è una fortissima ricostruzione, c'è la fortissima apertura nei confronti dell'Occidente. La ruvidità che io ho trovato in Tokyo è proprio dei vicoli. In quei vicoli piccoli, dove magari la gente, tra virgolette, comune, viveva. E in questo
È molto, molto, molto simile a Palermo, in questo essere ancora maltrattati nelle strade. Certamente Palermo viveva un periodo molto, molto florido dal punto di vista delle zone, diciamo, più storiche, più centrali, però c'era sempre questa Palermo e questa Tokyo, dall'altro lato, ruvide nello stesso modo, ancora da, come dire, da grattare con una modernità che ancora non c'era, quindi con qualcosa che ancora trovi, come dire, non mi viene il termine, mi viene in inglese, ma non mi viene in italiano. Due città, Viscerale potrebbe essere un sì, termine. ed erano ancora due, c'erano dei posti sia a Tokyo sia a Palermo ancora da lucidare, ecco, ancora chiusi, ancora come per esempio i mercati. Lì sono praticamente bilanciatissime Palermo e Tokyo, tranne se non fosse stato per le facce e per l'abbigliamento, direi che si poteva dire che si viveva quasi quasi nello stesso posto. Ma come nasce la tua passione per il Giappone? Allora, la mia passione per il Giappone forse è strana, perché io non ho avuto la canonica passione del Giappone data dai manga o dai cartoni animati. Io il Giappone l'ho amato prima di tutto dal punto di vista del diritto. L'ho studiato all'università per fare la tesi di specializzazione e lì piano piano prima mi ha incuriosito il cosiddetto paese senza liti, perché lì c'è tutta una filosofia sulla lite in Giappone. E poi piano piano mi ha colpito moltissimo la diversità, il senso della comunità e la forte differenza tra la Palermo che io vivo e la Sicilia. È proprio Tokyo, tutto quello che è il Giappone. Da lì poi ho iniziato a innamorarmi dei paesaggi, tralasciando le città più conosciute. Ci sono dei posti meravigliosi, delle foreste bellissime, cioè proprio l'ambiente di cui è costruito, di cui è fatto il Giappone, mi affascina tantissimo. Poi piano piano ho iniziato a studiare la cultura giapponese, ho iniziato a leggere letteratura giapponese, poi quando mi sono uncinata alla letteratura giapponese, non l'ho più lasciata. Ancora è un percorso lunghissimo. Per dire che io conosco il Giappone, molto poco rispetto a quello che c'è ancora da fare, però è il mio chiodo fisso, ecco. Sei sulla strada buona comunque. Vedremo. Senti, questa è una storia che tratta veramente diversi temi, dall'amore interrazziale, perché alla fine stiamo parlando di una donna orientale che si lega ad un uomo occidentale, che per i canoni dell'epoca, ricordiamo appunto il contesto storico degli anni 30, dovrebbe essere stato assai inusuale. E poi anche il tema in qualche modo della migrazione, se vogliamo. Perché di fatto ci sono delle persone che si spostano da una parte all'altra, anche se per ragioni differenti. Kiyohara Tama appunto lo farà per ragioni legate al cuore, per raggiungere Vincenzo Ragusa, e mentre Yolanda lo farà per altre ragioni, per ragioni appunto di libertà, appunto la fuga, come hai detto tu prima. Però loro lasciano le loro radici per costruire poi un'altra vita, una seconda vita. La stessa protagonista acquisirà poi un nome diverso, addirittura si chiamerà appunto Eleonora Ragusa. Ragusa. E c'è una frase molto bella, io vado per frasi, mi piace sottolineare le frasi, che ho trovato molto significativa. Non sapevo più sognare nella lingua che per prima mi aveva concesso di dare il nome alle cose. Ecco, quindi quanto è stato importante il tema proprio della migrazione in generale, inteso come qualcosa di globale. Sai, una delle cose che più mi ha colpito di questa donna è proprio che la difficoltà del viaggio di quel periodo. Adesso per noi è molto più facile pensare al viaggio, a spostarsi, anche a cambiare vita, cioè forse non ci fa più paura come prima, non per una mancanza di radici o di qualità delle radici, ma proprio perché le nostre distanze sono completamente differenti, la percezione che ne abbiamo. Invece, quando ho iniziato a capire cosa voleva dire migrare, fare un viaggio del genere, ho iniziato anche a immaginare quanto dovesse essere
difficoltoso prendere una decisione del genere, ma non soltanto per Otama, ma per tutti quelli che in quel periodo comunque migravano, viaggiavano e si spostavano. Oggi noi possiamo, per esempio, anche una cosa stupidissima, imparare tre parole, magari a dire ciao, buongiorno e buonasera, accendendo un computer e mettendoci lì davanti alla lingua del posto in cui vogliamo andare. Questo invece lì non era nemmeno possibile, cioè non era nemmeno credibile. Invece Otama ha fatto questo, nel senso, lei prima si è legata a Vincenzo, poi si è legata al sogno di Vincenzo. E alla fine si è innamorata della Sicilia prima ancora di partire, cioè è come se le avesse avuto proprio in valigia lei stessa, proprio l'idea de della Sicilia, e poi fosse migrata a Palermo. L'idea del viaggio in quel periodo quindi era molto strana, mentre in Giappone si tendeva a recepire gli occidentali, in Occidente c'era una parte dell'Europa che viveva il giapponismo, per esempio, e quindi affrontava tutte quelle che erano le tematiche del Giappone e della Cina, mentre in Italia abbiamo trovato un pochino più, un pelino più di difficoltà, perché c'era la paura del nuovo, la paura delle tradizioni, come per esempio quelle anche artistiche siciliane o italiane, che potessero fondersi probabilmente, penso che il timore sia stato questo, che potessero fondersi nel caso di Otama e di Vincenzo con le arti giapponesi. Quindi credo che la maggiore difficoltà dell'accettare una migrazione e una migrata in Sicilia sia non soltanto nella diversità, ma anche nella paura dell'incomprensione della cultura dell'altro. Sia Otama sia Vincenzo hanno cercato di fare capire quello che era il Giappone, partendo per esempio dall'arte e quindi dall'arte, dall'oggettistica. Però purtroppo non sono stati compresi, sono stati molto, molto, molto ostacolati da questo punto di vista. Quindi la migrazione c'era in quel periodo, funzionava nonostante le difficoltà, però l'integrazione era già un altro passaggio molto più difficile, perché io ricordo di aver letto che Otama sentiva, capiva di essere guardata con un occhio completamente diverso. E quando loro non riuscirono ad avere un figlio, degli eredi, Otama sentì da qualcuno che probabilmente era perché si trattava di due razze completamente differenti. Quindi c'era ancora tutto un mondo sociologico, potremmo dire, ancora da scoprire. Quindi era abbastanza difficoltoso. Senti, Sara, una delle morali più belle di questa storia, di questo romanzo, è proprio l'importanza delle proprie passioni. La lettura mi aveva insegnato il mio posto nel mondo, a non essere mai sola del tutto, mi aveva dato fiducia in me stessa. Quindi c'è proprio un valore salvifico dell'arte, cioè il potere salvifico dell'arte. E visto che siamo in Giappone, parliamo di Giappone, a me è venuto in mente il concetto di Ikigai, che secondo, sicuramente tu conoscerai meglio di me e saprai spiegare anche Non lo so. meglio. È proprio questo, cioè che è il raggiungimento del proprio posto nel mondo, della propria realizzazione, della propria ragione di vita. Ecco, quanto c'è di Sara Belmonte in queste parole e se c'è per te appunto una forma d'arte, una forma espressiva che potrebbe rappresentare il tuo Ikigai. È stata una delle prime cose che mi ha colpito del Giappone, che una parola fosse in grado di contenere in realtà un concetto così grande. E l'ikigai, detto in maniera molto sporca, è quel qualcosa che ti fa alzare la mattina, cioè quel movimento che hai dentro che ti dice sì, oggi mi alzo, sì, oggi lo faccio. È la tua ragione, la ragione per cui la mattina apri gli occhi e hai un senso nella tua vita. Nella mia vita è la scrittura, perché io ho seguito proprio questa frase, proprio è mia, nel senso la scrittura per me è stato così. Io ho lasciato tutto per scrivere, ho inseguito questo sogno
Forse per questo ho amato moltissimo Otama, perché un po' mi ha ricordato le scelte difficili che io ho fatto prima di arrivare a questo percorso. Non è stato facile, non è stato semplice parlare di Otama, perché ci sono stati in questo come questo punto, alcuni tratti che me la facevano in qualche modo somigliare, o somigliare alle scelte appunto che io avevo preso. Il mio Ikigai quindi è questo, è la scrittura, e si unisce nello stesso momento a quello che è il sogno realizzato della mia vita. Io ho lasciato il lavoro, perché nel lavoro che facevo non mi trovavo a mio agio, e un giorno mi sono detta questo: tutto quello che farò sarà solo e esclusivamente quello che volevo fare, e nello stesso tempo l'ho potuto fare perché dietro di me c'era un uomo che ha compreso quello che volevo fare. Quindi in questo siamo molto molto simili. Questo lo ammetto, perché vivere di scrittura non è semplice, non è facile. Probabilmente se fossi stata da sola avrei dovuto fare 12 lavori più quello della scrittura, come è stato magari all'inizio. Non è stato facile lasciare, diciamo, comunque il lavoro che avevo conquistato. E quindi lo dico sempre: se non fosse stato per il supporto di mio marito, che detta banalmente è un supporto economico, ma di qualcosa dovevamo vivere, non avrei potuto probabilmente coltivare questo sogno, e non avrei avuto il mio vero Ikigai ogni mattina. Avevo intuito che fosse la scrittura. Ho anche sottolineato questa Un frase. pelo. Allora, Tara, grazie veramente per essere stata con noi per questa bellissima chiacchierata. Ricordiamo la pittrice di Tokyo, Sara Belmonte, Rizzoli Editore. Grazie tantissimo a te Alessia per avermi contattato, mi piace moltissimo aver parlato con te, ne sono contenta, e soprattutto perché ogni volta c'è sempre qualche pezzettino in più di Otama che viene fuori e la facciamo conoscere un po' di più. Ti Sono ringrazio. molto felice di averla fatta conoscere nel nostro piccolo. Grazie tantissimo. Grazie a te, Sara.